Vediamo un po'. Dovrei essere in live. Cosa mordi? Vediamo un po'. Oh, hanno aggiornato anche qua. Nah. Oh, ciao a tutti, adesso vediamo come si fa perché ho un nuovo gestore per la live. Allora, analisi, ok, salve, salve. No. Ok. Allora. Devo fare così. Ah, arrivo subito, ragazzuoli. Sto vicino al microfono e magari sentite meglio. Allora. Allora, vediamo. Sì, tirato via tutto. Allora, un attimo e arrivo. Ah, ok. Perfetto. Eccomi qua. Ok. Quante canne ho? Troppe. Luca, ti posso capire. Non ho idea. Oh, buonasera Nicola. Cioè, me l'ha dato un negoziante il mio. Perché era vecchio da sistemare. Io l'ho sistemato, gli ho dato una bella verniciata e via. Quando devo porto video che vado a seppie? Quando c'è una buona giornata per andare in mare che non sia onda di 70 centimetri, andrò in mare. Nicola, benone, benone, oggi ho fatto un bel pesce. Cioè, sì, un pesce rarissimo per il posto dove l'ho preso, però non enorme, ma una bella taglia. Arevine, dovrei venire. Devo organizzarmi con un altro paio di persone. Però. Abbiamo già tutta l'idea in mente, però bisogna venire. Sperando che oggi Killer faccia bene il suo lavoro. Jacopo, a cosa? No,
Come dal porto? Quali porti che qua non ti fanno entrare? Non so da dove sei te, però i porti che conosco io non puoi neanche fare mezzo passo dentro. Un classico, Giamma. Adesso svelato i branzini in mare. Non hai detto. Va bene, Gabbo. Ok. Bisognerà vedere. Vabbè, non c'ho. Sì, vedete cosa c'è qua sotto? C'è lui. Lei. Stai comodo? Allora, dai. No. Arrivo subito, ragazzi, la porta fuori. Ok, perfetto. Allora, vediamo un po'. Perfetto. Sistemo un attimo le finestre. No. Dai, ok. Verrei a fare una pescata ad Adria quest'inverno. Ad Adria. Se non ho sbagliato, beh, sono abbastanza stanco. Sì, ho in programma qualche pescata e forse qualcosa di più. Salve Fregno 69. Quando riporti Trutaria, penso di poterla riportare verso dicembre. Devo andare su qualche laghetto. Pierra. Allora, la canna. Allora, mulinello va abbinato alla canna e la canna va abbinata alla tecnica. Cioè, non mi... tipo per Trutaria, magari il Molix Kirmgen, non so che grammature, butto una grammatura a casa, 20-40. Col 3000, no. Cioè, dipende cosa devi fare. Nuovi artificiali sì, venerdì nel video. Obiettivo interessante, ragazzi. Ciao, tutti quelli appena arrivati. Vediamo quanti siamo questa sera. Vediamo, sono curioso. 21, buono. Allora, Serra Spigola, meglio un 4000. E per il Serra sarebbe indicato un qualcosina un po' più pesante, anche 30-35 grammi. Cioè, tipo questo popper che va bene per Serra anche, dovrebbe essere sui 37, una roba del genere, cioè sopra i 30. E...
E questa siamo sui 32. Allora, Gabri, devi guardare un po' i mesi. Ti consiglio di andarti a informare bene in regione, che ti sa dire tutti i corsi, perché ogni corso è diverso, c'è cioè chi ci vuole qualcosa e chi vuole altro. E se vorresti provare a pescare senza licenza o altra roba, potresti provare nei laghetti a pagamento. Aspetta, vediamo. Allora, la katana lascia perdere. Fammi vedere un attimo, Iaco, cosa mi hai chiesto che me la son persa. Ah, spinning feeder o feeder. Ah no, sì, verrei su. Non so quando, però verrei. Si prendono tutto l'anno con la stessa frequenza, togliendo che non è il periodo di frega. L'inverno, se in posti tanto freddi, si bloccano completamente, non ne trovi in giro, non ne prendi, fanno una specie di letargo. Ok. Allora, domani nuovo video di Competition is Life, per chi se lo fosse perso, vi posto su Instagram. Allora, Munilelli, stai sui 4.500-6.500. Canna varia un po' dallo spot, per esempio in fiume con corrente vai a utilizzare canne più lunghe, e invece su canali o su altri posti, anche in base al pesce, cioè ci sono canne più adatte alla carpa, canne più adatte al pesce bianco. Là è molto specifico. Me lo faresti sapere? Va bene, va bene. Ma di solito, a meno che non faccio qualcosa di segreto, diciamo, lo dico. Sono in giro. Eh sì, Nicola, mi sono perso prima la domanda, Nicola. Sì, ho preso con un'attrezzatura nuova, mangiata proprio, toccata, in caduta, ferrata, perfetto. Posto nuovo, pescato 30 minuti, e, tipo al 20° minuto ho preso il perca e dopo ho perso un pescione, non so se era un realone o un percone, però mi ha tirato via la canna di mano, ma veramente, ero con la canna così. La canna fa wump, una piscione. Però devo tornarci assolutamente. Assolutamente. È un posto promettentissimo. Nel senso che è un posto molto promettente. Acqua bellissima, molto trasparente. Erbai dappertutto. Si incaglia, sì, perché si incaglia, però. Fare il primo pesce, cazzo. Scappottare su quel posto là. Con un perca da più di 60 centimetri, non sono stato là a misurare, finché non è un pesce di taglia bella non sto a misurare, cioè taglia bella dico da 70-80 in su. E sì, poi quella canna oggi mi ha regalato il pesce che ho detto prima, un diciamo big, perché comunque è una taglia abbastanza dignitosa di prossimamente. Comunque ottima sensibilità quella canna, mamma mia, fa paura. Cioè, perfetta per pescare a gomma, però anche ad hardbait, perché non è né troppo morbida né troppo rigida e sensibilità da paura. Lombrichi e vermi salsi.
Caro Remo, guarda, Stefano, ho dovuto abbandonare per un po' perché se no non porto più avanti i video. Però forse si sta muovendo e magari prossimo weekend mi dedico al dolce, che è difficile perché avendo solo un giorno, uno a settimana, devo portare i video, quindi portare dei video almeno sicuri perché sennò il canale non va avanti. E la connessione. La connessione non ho neanche il telefono. Si è ripresa la live, non sto capendo. Dice che si è bloccata la live. Ok, si è ripresa. Scusate. Scusate, mi diceva che c'era un problema risolto per una volta. Allora, riprendo. Sì, Filippo, so bene, ho le mie fonti, stai tranquillo, ho le mie fonti. Allora, dai che adesso ci sono delle trote. Allora, neanche fatto vedere, adesso vi faccio vedere. Qua ho la cannetta da trutaria che ha avuto l'aggiornamento. Adesso vediamo col mulinello nuovo che avete visto nel video 014, che è lo stesso con cui ho preso il trotone l'anno scorso. Guardate che bello. Ora è pronta proprio per andare a trutare, quindi aspettatevi tante robe. E soprattutto ci sarà della roba da trutare nel video di venerdì. Certo che mi ricordo, Mattia, me lo chiedi ogni volta. Un attimo che mi riprendo. Allora. Oggi ho perso un bel luce, mi dispiace, Fabio. Da tempo che sto cercando una canna per jerk, sì, una canna per l'uso esclusivo del jerkbait. Programmatore. Cosa vorresti fare con questa canna, caro Luca? Buono, buono. Ma guarda, da me i siluri nessuno li prende adesso. Finalmente è arrivato Stefano, adesso manca Killer e Davide. No, non gioco a Fishing Planet. Sono andato a surf casting e ho preso 7 orate. Mi hanno detto che ci sono ancora orate, stranamente. Luca, qual è il tuo budget? E le tue esche che vai a utilizzare? E siamo Luca, altro Luca, Luca Franchi. Budget e lunghezza, che così posso sapere.
cosa consigliarti. E magari preferenza, perché volendo una 1-10 grammi, fammi pensare, 1-2-10, cosa si potrebbe fare? Come azione preferisci una canna un pochino più morbida, un pochino più... Beh, forse più morbida, dato che vai a utilizzare ami senza ardiglione. Ho preso lui i siduri più grossi che abbiamo mai preso. Direi che è stata una situazione... Beato te, cavolo. Beato te. Io però non mi posso lamentare. Dato che ho fatto... Nell'ultima 3 settimane, 3 pesci, uno dopo l'altro. Prima settimana il perca, seconda settimana qualcosa, e questa settimana un altro bel pesce. Quindi non mi posso lamentare, però niente taglie enormi. Stefano, voglio assolutamente le foto, non ho qua il telefono, però dopo voglio vederlo. Sono curioso. Erika, io ho preso una che superava i 6 kg. Penso a te. 82 centimetri, non siamo stati là a pesarla, abbiamo preferito rilasciarla subito. I biglietti per pescare il show si possono prendere là? Sì, certo. Il budget ok, adesso andiamo a cercare cosa ti potrebbe andare. Vediamo subito. Comunque sarò 45 minuti, un'oretta al massimo questa sera. Qua. Allora. No, ah, vediamo una canna che ti potrebbe andare. Una potrebbe essere quella che ho io, che sì, te la consiglio. Ci puoi fare bene o male anche tutto se volessi pescare anche a gomma. Un attimo che leggo. Quella, la Seika Spirit 2-10, 0-10 grammi, scusa, 1-10 grammi. Oppure... oppure se vuoi qualcosa un po' più... più diciamo con le prestazioni più elevate, ecco, non mi venivano le parole. Sono le R18 Spinning da Tubertini Seika,
che sono una favola, sono leggerissime, fanno paura con quel prezzo lì. Allora. Alex, ne ho già fatti, peccato che tre me ne non ho potuto fare. Tre potevano uscire, ma mi si è fottuto l'hard disk. Killer, una canna da fossa, se la vuoi tubular, c'è la Gravity della Seika, se no c'è la Optical che è Solid Tip. No, la R18, cioè, ho paura. Io l'ho provata. Una cosa veramente, veramente leggera. Che poi ha la stessa impugnatura della mia nuova canna, praticamente. Come dimensioni sono quelle. E anche materiale. Solo con un carbonio più reattivo e leggero. Ho detto killer, una è solid e l'altra è tubular. Quella solid è più sensibile, c'è la puntina riportata, e quella tubular invece è una canna classica che puoi usare anche con le hardblade tranquillamente. Luca, mi devi dire cosa devi farci, cosa ci lanci, tipo di schiera, grammatura, lunghezza e budget. Mattia, non ne ho idea. Ma Ricky, a me non piace lo stile delle canne. Non mi piace. Guarda chi si fa vivo. Buonasera, Emma. Dai che forse ho trovato il team. Pozza, non si fa. Ti vengo a tagliare le lenze, cazzo. Canna light per cavere, pesco con hardbait sui 5. Cosa? Allora, dov'è il terzo ultimo? Allora,
Ma boh. Secondo me no. Oddio. Stefano, c'è qualcosa sulla testa a forma di, con la scritta X1 sopra che è proprio nel cervello incastonato. Allora prenditi la R18. Com'è che si chiama? C'è la sigla completa, te la posso dire. Sembra no, scusa, la SV-CBS HB. C'è una canna super potenziale per la spigola. Ci va a pescare avanti 10 anni tranquillamente. Sì, io voglio in Friuli. Voglio. L'Islanda è molto lontana, vicino a Padova, vero Stefano? In po' Siluri hai consigli? No, non ci sono mai stato. Vediamo cos'è sta Fox Ridge. Ma ti dirò, io preferisco le monopezzo. Va bene che ha l'innestatura. No, come si chiama? Vabbè, ha quell'innestatura là che va dentro il calcio, però. Da pescatore di bass. La monopezzo è la monopezzo, capiscimi. Soprattutto quando vai a fare pesche così gravose. Povero killer triste. Danny, basta guardare il catalogo. Caro Anna. È vero, Gianmarco l'ha provata. Andrea a pescare in idrovia a Venezia. C'è un'idrovia a Venezia. Dove? Google, idrovia a Venezia. Dove sia sta idrovia a Venezia? Mai sentiamo. Scusa. Che razza di città? Idrovia Padova Venezia. Adda. C'è scritto Mincio. Mincio. Fisso e l'altro Ferrara più un po'. Da Chiusa Vinicia, Doriesa. Idrovia Padova, anzi. No, a me viene fuori Idrovia Padova, non Venezia. Ci sono i server a Lisert, quindi non so neanche dov'è Lisert. Ho capito, Eccio. Ho capito, caro Mattia.
Non so, non l'ho provata un fioretto. Però Alex, devi dire anche che è stata una bella trovata, eh. Mono hai un'azione completamente diversa e molto più continua. Cioè, la canna è praticamente perfetta, cioè non c'è una piega perfetta e rischi di rompere sulla giunzione sono zero perché non ci sono. Io comunque preferisco le telescopiche casting, beh, ovvio. Stefano, Trapani. Lui è un birbantello. Sto leggendo i commenti sotto. È completamente ironico. Non so se l'hai capito. Addio, addio. Io mi porto le... c'ho la macchina anche con le due pezzi già montate, cioè, te. Cioè, mi prendono tutta la macchina. Cazzo, ci fa un cappello qua. Ma una volta con uno spinner bait strike pro ho preso un bass, basta. Si è rotto tre lanci dopo. Sul lago di Garda. No, dai, che dopo certa gente ci crede davvero, dai. Ma dai, certa gente ci crede, dai. Poveri. Sì, si chiamano cani di bambù. Una tuna Bassano del Grappa. Però voglio la grappa. No, chiami un cane. Non vedo l'ora di andare a Bassano, che è troppo bella. Cioè, pescare così in centro street fishing è a livelli di Treviso. Vero, Emma? Killer, invece di drogarti, vai a controllare che non arrivi nessuno al recinto. Treviso maggiore di Bassano. Beh, Bassano praticamente c'è le vie per andare a pescare, cioè vuoi mettere, cazzo. Dipende dalla stagione. Pugliesche dipende dalla stagione. Federico. D'estate si vanno a usare anche esche a galla. D'inverno si vanno a utilizzare esche più lente e più verso il fondo. Ma là c'hai l'imbarazzo della scelta per i mulinelli. Io sempre grappa, prima di dormire, per fare una bella dormita a grappino. Farei una pescata ad aspi? Beh, se vado ad Adria spero di prendere anche qualche aspi. Bassano solo perché è attraversata dal fiume. Treviso non è attraversata dal fiume. Però Treviso rompe tanto. Posso far parcheggiare intanto. E il traffico. Vado a scuola. Killer, puoi andare a pescare. Non sei contento?
Yes, vodka, my friend. Abbiamo la luna subiana in Slovenia, i capelli grandi. Andiamo. Lubiana, infatti ho detto Subiana, no. Lubiana. Sì, si potrebbe fare, però io ho visto, non so quale, come cavolo si chiama, ho visto tipo, tipo trote dal Danubio, che sono grandi così, perché trovo voglio andarla a prendere anch'io. Sì, è vodka killer. È vodka. Suona la batteria? Sì, beh, si vede. Ah, sì, beh, si vede. Ah, sì, si vede. Sì, sì, la suono. No, non sono Taimen. Ciao Mandingo. Basta che scrivi R18 su Google, ti vengono fuori 30 siti. Ciao Fishing Roma. Guarda che quelle più belline ce l'ho, cioè quella nuova ce l'ho in macchina, cavolo, e quella da luci pure. Facciamo vedere un po' di reperto storico, dai. Ti metto quello. Una delle mie prime canne è Mulinari da Bass. Se si è fermato è normale, ho spinto. Questa è del Bass Pro Shop, come si può vedere un attimo che mi guardo l'inquadratura perché se no non so come... Ok. Il Bass Pro Shop si riesce a vedere. Ok. A me sembra strano. Comunque la puoi ordinare anche in negozio volendo. Boh, non so come si chiamano. Si chiama la canna comunque. Nabu. Buono. Oh, bravo killer. Va. Video di spinning alla spigola ne ho già fatti due. Serra, vaglielo dire tu che quando inseguono l'esca la devono anche mangiare e non starla solo a inseguire, basta. Maracobaldo. Quando c'è del cibo gratis per la strada, cosa vuoi fare? Lo lasci là? E no, non te ne privi. Oh, bravino Stefanino. Dai che gli ultimi 13 minuti li facciamo. Cioè, guardate i cuscinetti a sfera magici. Quanto gira. Ne avevo uno registrato, caro Angelo. Peccato che è andato buttato via anche quello. No, Stefano, non ci abbandonare. Stefano, non fare così. C'è ancora una speranza. Vai a pescare. Ah, però il metro è sempre il metro. Fai una cosa, cerchi l'italico metro. Meglio così. Stefano stasera vuole prendersi pacche. Grazie Alex.
Dove sei? Del Congo. Comunque devo dire che questa impugnatura per il mulinello da casting è più ergonomica di quelli recenti. Tipo del mio Pro Max. Molto più comoda. Magari così un po' rovinata e in plastica scivola, però è più ergonomica, cavolo. Mi diverto a stare così, scarico le viste. Che bello è girare in un mulinello così. Cioè, sentite la qualità. Mulinello 2020, 20 cuscini di sfera più 20 e 4.000 euro. Prima suonava. Prima faceva rumori, cazzo. Vaffanculo. Più grande intorno, sì, certo. Mi diverto a girare i mulinelli, ragazzi. Grazie, Daniele. Ci penserò. Ah, ben già. Dai, Stefano, ti faccio il culo ad Adria. Dimmi il Congo. Grazie, Paolo. Vediamo un po'. Ultimi 10 minuti, dai. Tirate fuori le ultime. Adesso arriva rissa, 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 dai. La licenza in Veneto per pescare tutto l'anno nelle zone ciprine? Sì. Cioè, poi dipende, cioè, se vai a Fossi sì, se vai magari in zone Fipsas ti vuole anche la Fipsas. Aia Stefano, rischi grosso. Lezione rissa, 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 giraffe del Congo. Chiedi a Killer se ne ha mangiata una. Ti può dire anche la ricetta per cucinarla. Questo cazzo di ciuffo, tiro via, lo taglio. Perché c'è Stefano che ci butta la pastura là e allora il pesce va tutto là. Prossimo video domani, ore 13. Competition in Life in Fiume. No, va tranquillo, Alex. Aspetta, quale intendi? Che mi sono ricordato che ho fatto più di un video a Siluri.
Beh, secondo me, se prendi una baguette, ci fai un bel solco all'inizio, ci metti un'armatura passante e fai un bel popper. Beh, i siluri gli tiri pure un sasso e se lo mangia, cioè, vuoi mettere. Lenin, forse ho trovato la squadra, bisogna vedere un attimo. Ti posso... Bisogna un attimo vedere. Ma guarda, è una canna da pitching. C'ha una schiena potentissima. Ci tiro fuori i siluri tra poco in ferrata. Fai un po' te. Che mi ha impiccato in futuro, che vedo una passata, ma l'Italia è piccola. No, perché non so dove trovare i frutti di Sambuco, in effetti. Non so neanche dove trovare i Sambuco, in effetti. La Sambuca sì, Sambuco no. Però adesso ti rilego. Minchia. Chi l'ha preparato? Chi l'ha proprio preparato? Sì, ma killer, dai. Allora, voglio prendere un pesce che mi rompa l'exuma. Beh, beh, siluretto da 1,50 m, 1,80 m. Con la frizione chiusa però. Domani? Come domani? Non partivano a dicembre le iscrizioni? Ah, appunto. Fai te quella che... Nel lago vicino a Treviso abbiamo preso un big ruscio. Bene, bene. Conosci l'idrovia di Pallo? A voglia. Ma è buona direzione per lo spinning? Sì. Ah, ok. Però dopo vado a informare la gente. 18 cose, aspettate. Di cosa? Dicembre o novembre, cazzo. Così ci organizziamo. Dopo non ci voglio impararmi il regolamento io. È quello il problema più grande per me. Va a finire che Adri mi picchi. No, no, ti usa come esca per sicurezza, tranquillo. Al massimo all'inizio ti picchia in modo che fai un moto più naturale e meno frenetico, però ti usa come esca. Dirò un segreto, caro killer. Adri in centro è parte del canale bianco. Asmr. Sta live non ci sarà più. Vabbè, ne valsa la pena. Beh, che bello spettacolo, direi. Ma sì, l'ho sempre stato, Adri, ragazzo.
Bene. Mi dispiace. Mi dispiace. Da oggi uso come pastura tanti pozzi per andarci lui. Beh, sarebbe una bella vendetta. Non sto capendo. Bruh. No, Max, non morire. Killer, salvaci. No, ragazzi, devo andare che devo caricare il video per domani, raga. Sono qua, domani non si guarda niente. Max è protetto. No, Max. Ragazzi, addio, addio, amici, addio. Noi ci dobbiamo lasciare.